Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Questa giornata di campionato mi ritrovo a commentare diversamente perché la partita di ieri tra Udinese e Roma al minuto 72 è stata sospesa sul risultato di 1-1 in quanto Ndicka ha accusato un malore e tant'è vero che i sanitari erano entrati anche con il defibrillatore in campo, in momenti davvero di grande apprensione sia da parte della Roma ma anche degli avversari dell'Udinese, poi ovviamente con decisione comune accordo De Rossi e Cioffi si sono consultati tra di loro e poi hanno parlato anche con l'arbitro chiedendo che la partita fosse sospesa. È una decisione che poi l'arbitro ha approvato fischiando con il triplice fischio, quindi una decisione giusta quella di ieri di sospendere la partita tra Udinese e Roma, momenti di grande apprensione e soprattutto faccio i meriti anche per la sportività della panchina dell'Udinese, del suo allenatore, di tutti quanti i tifosi, una gara che poi dovrà essere recuperata con data da destinarsi perché ovviamente c'è giovedì prossimo l'impegno della Roma in Europa League e bisognerà vedere o meno se la Roma riuscirà a passare prima il turno per poter dare con certezza la data della gara di recupero, ma adesso l'attenzione va più verso Ndicka che si trova in ospedale e ad Udine e sembrerebbe star meglio e ovviamente aspettiamo ancora notizie conferme sulle sue condizioni di salute, però sembrerebbe insomma che il peggio sia passato, ma sono sempre quegli episodi che non ti aspetti mai di vedere durante una partita di pallone, ovviamente non riesco nemmeno a pensare adesso al risultato di ieri, a quando la gara potrà essere recuperata. La cosa più importante è che il difensore della Roma stia bene, che il grande spavento sia passato e che tutta la società, compresi noi tifosi, adesso insomma, possiamo tirare un sospiro di sollievo e ripeto, faccio di nuovo i complimenti alla sportività dell'Udinese per come si sono comportati, per l'assistenza medica che ha ricevuto ieri in campo ad Udine. L'importante è appunto che il peggio sia passato e insomma, speriamo veramente bene per questo giovane difensore della Roma e come sempre ovviamente Forza Roma.